Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel mio canale. Allora, questa è la seconda parte degli altri libri delle altre case editrici che ho nelle mie librerie. Parto subito perché sono veramente un bel po' di libri. Allora, il primo che vi mostro è 12 anni schiavo di Solomon Northup. Questo era uscito qualche anno fa con il Corriere della Sera. Poi ho qui Il presidente è scomparso di Bill Clinton e Jane Patterson della Longanesi. Questo mi è stato dato dalla mia amica perché lo dava via, quindi me lo sono fatto dare perché sono curiosa. Poi I segreti del Sundown Motel di Simone St. James della Time Crime. Poi ho qui Il ponte d'argilla di Marcus Stusak, della Frassinelli, che è lo stesso autore del libro Storia di una ladra di libri, che quel libro mi è piaciuto e spero che non mi deluda neanche questo quando lo leggerò. Poi Galateo del camminare di Marika Ciaccia, il trekking come stile di vita della Fondazione Terra Santa, TS Edizioni. Poi, della Salani ho qui La cena dei segreti di Carl Santos, La notte che ci ha cambiato il futuro. Poi ho qui un libro da Delphi che è La meridiana di Shirley Jackson. Poi, quest'anno non scendo di Casa Surace della Pickwick. Poi, La bottiglia magica di Stefano Belli. Questo qua non so di che casa editrice sia, perché questo non so a chi appartiene. Questo libro ha dentro delle illustrazioni, tipo questo qua, oppure questo, e ce ne sono molte altre al suo interno. Poi ho qui, delle edizioni E.O., ho Come fermare il tempo di Matt Haig. Poi ho qui il primo volume di Tiziana Triana, Luna Nera, Le città perdute della Sonzogno. Non so se è già uscito o uscirà, se non esce proprio, o è solo il primo volume di questa serie. È fatto così. Mi informerò se uscirà in seguito, magari quest'anno o più avanti. Poi ho qui due libri della RBA che ho preso entrambi in edicola, che sono Thor e Il potere di Mjolnir, spero che si pronuncia così. Poi ho qui La macchina del tempo di Wells, fatto così. Poi ho qui quattro libri che avevo comprato, che ho comprato al mercatino, a un mercatino, che è Academy Street di Mary Costello, della Bollati Boringhieri, questo qui. Questo qua come edizioni mi fa venire in mente i libri della Feltrinelli. Poi di Stefania Auci ho qui La rosa bianca di Intimità, che è la stessa autrice della saga dei Leoni di Sicilia. Questa è ambientata tra la Francia e la Scozia nel 1745. Poi ho qui Il club dei delitti del giovedì di Richard Osban della SEM Edizioni, che corrisponde a Società editrice milanese. Poi ho qua Natale a Mistral Cove di Holly Martin della Leone Editore. Poi ho qui quattro libri della casa editrice Einaudi.
Ho qui la paziente silenziosa di Alex Michaelidis. Poi, questa è una nuova uscita di quest'anno che è La mannata di Beatrice Salvioni. Poi, Diario di Anna Frank e Crimini italiani. Questo ci sono vari autori al suo interno. Ad esempio, Carlotto, Carofiglio, Dazieri, Orsola Lucarelli, Wu Ming. Ci sono un po' di autori al suo interno. Poi ho qui alcuni libri dell'Euroclub, che è L'estate dell'amor perduto di Tracy Guzman. Poi, Amabili resti di Alice Sebold. Poi, ho qua, Va, metti una sentinella di Harper Lee, che dietro è fatto così. Poi, L'inferno di Elizabeth, che questa è una storia vera. Poi, Nascondi il tuo segreto di Julie Corbin, che è un thriller. Questa copertina mi piace, fatto così. Poi, Le luci del sud, che ho due libri di Daniel Steele. Uno è Le luci del sud e l'altro è 44, o non so se devo dirlo in italiano, 44 Charles Street. Poi ho qui alcuni libri della Fanucci Editore. Allora, uno è Guerra, Maghi e Robot di Brian David Johnson e Will I Am. Questo, fatto così. E ho qui una trilogia di Catherine Arden che è L'orso e l'usignolo, volume 1. Questo. So che sono uscite recentemente. Mi pare nel 2022 le nuove edizioni. Poi La ragazza nella torre e L'inverno della strega. Poi ho qua i libri della Feltrinelli. Ho qui Appartamento 401, che mi è stato sempre dato dalla mia amica. Poi Il buio oltre la siepe di Harper Lee. Poi I terribili segreti di Maxwell Sim di Jonathan Coe. Poi Stefano Belli Spiriti. La casa degli spiriti di Isabel Allende. Ha un tipo di scrittura un po' troppo piccolo questo. Però pian piano lo leggerò. Quando lo leggerò. Poi, sempre di Isabella Allende, ho qui L'amante giapponese. Poi, Quattro tazze di tempesta di Federica Brunini. Poi, di Danny Wallace, La ragazza di Charlotte Street. Poi, di Manuel Vázquez Montalbán, ho qua Storia di fantasmi. Poi ho qui Le assaggiatrici di Rosella Postorino, che recentemente è uscito anche un altro suo libro che mi limitavo a guardare te, se non mi ricordo male. Poi di Nicolas Baró, o Baró, non so come si deve pronunciare, Parigi è sempre una buona idea. Poi di Giorgio Ierano, Eroi, le grandi saghe della mitologia greca e La canzone di Achille di Madeleine Miller. Poi ho qua un bel po' di libri della casa editrice Rizzoli. Ho qua Pilgrim di Terry Hayes. Poi Tempesta di Lili Gruber. Poi ho qui la saga, che sono in totale 6.
dell'Accademia dei Vampiri di Rachel Bead. Allora, di questa saga ho il terzo e il quarto volume in copertina flessibile. Io non sopporto avere i libri a libri alternati, copertina flessibile e copertina rigida, ma in questo caso li ho, li devo tenere così perché il terzo e il quarto allora erano impossibili da trovare in copertina rigida, quindi appena li ho trovati in copertina flessibile li ho presi subito, li ho acquistati subito. Comunque, il primo è L'Accademia dei Vampiri, appunto. Poi, Morsi di Ghiaccio. Poi, Il Bacio dell'Ombra. Poi, Promessa di Sangue. Poi, Anime Legate. E l'ultimo è L'Ultimo Sacrificio. Poi ho qui Il Valzer dell'Impiccato di Jeffrey Deaver. Poi Il Circolo Dante di Matthew Pearl, non so come si pronuncia. Questa copertina mi piace. Poi On the Come Up di Angie Thomas, che è la stessa autrice di The Hate You Give. Così. Poi ho qui Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. E gli altri libri da Rizzoli sono due saghe. Una è una trilogia, che è questa qui, di Alice Broadway, che è Ink, che è questo qua, non so col riflesso se vedete qualcosa. Poi Spark, che è rossa, e in versione viola ho qui Scar. Poi ho qui la serie di La Casa per Bambini di Miss Peregrine di Ransom Riggs, e il primo appunto è questo qua, che mi è stato regalato da mia cugina, che mi aveva chiesto quando è uscito allora cosa volevo, e io, tra la lista dei libri che volevo, c'era anche questo e me l'ha comprato su, me l'ha regalato. Poi All of City, fatto così. Poi La Biblioteca delle Anime. Poi La Mappa dei Giorni, fatto così. Poi La Conferenza delle Imbrin, che è il quinto volume. E La Desolazione di Davis Acre, che è il capitolo finale di Miss Peregrine. Poi un libro collegato a questi qua, che è I Racconti degli Speciali, fatto così. Poi ho qui i libri della casa editrice La Nave di Desio. Allora, premetto, sono tutti di Joël Dicker, ma ho dentro anche due libri della Monpiani. Ho già fatto il video che conteneva i libri da Bonpiani, ma visto che questi due libri che sono usciti con la Bonpiani sono di Joël Dicker, quindi ve li faccio vedere insieme agli altri della casa editrice, appunto La Nave di Desio. Allora, il primo che vi mostro è Gli Ultimi Giorni dei Nostri Padri, fatto così, questo è quello dell'edizione Bonpiani. Poi ho qui L'Enigma della Camera 622, che è uscito con La Nave di Desio. Poi La Scomparsa di Stephanie Mailer, anche questo è uscito con La Nave di Desio. Poi ho qui
Il primo sono, dovrebbero essere collegati tra di loro, però non so se si possono leggere singolarmente, perché se si legge l'ultimo uscito, ci sono dei collegamenti che riprendono gli altri due, quindi meglio leggere in serie, in base a come sono usciti, che sono La verità sul caso Eric Berk, questo è dell'edizione Bompiani. Poi il ritorno, no, il libro dei Baltimore e il caso Alaska Sanders. Poi ho qui i libri della Marsilio e sono tutti di Camilla Läckberg, eccetto uno che vi mostro subito, che è questo qui, Giallo Svezia, che sono i racconti inediti dei maestri del giallo svedese. Invece quelli che vi mostrerò adesso sono tutti della Läckberg, sono in totale 11, fanno parte comunque tutti della stessa serie, però tutti hanno gli stessi protagonisti, ma ogni libro ha una storia diversa, quindi anche questi è meglio come i libri di Dicker, vanno letti in base a come sono usciti, perché comunque in ogni libro magari c'è una cosa collegata al libro precedente. Comunque sto parlando della serie I delitti di Fischbacher, penso che si pronunci così. Comunque, il primo è La principessa di ghiaccio, poi Il predicatore, poi Lo scalpellino, L'uccello del malaugurio. Poi quelli che vi mostrerò adesso sono sempre della Marsilio. Però sono usciti con la Feltrinelli anche, quindi penso che si siano unite, li hanno fatto uscire insieme. Il bambino segreto, che è il volume 5. Poi La sirena. Poi Il guardiano del faro. Tempesta di neve e profumo di mandorle. Poi Il segreto degli angeli, I domatori di leoni e La strega. Poi ho qua la trilogia di Catherine Pancol. Due sono della Dalai Editore, l'altro della BCD Editore. Allora, il primo è Gli occhi gialli dei coccodrilli, poi Il valzer lento delle tartarughe e Gli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedì. Allora, io di questa serie inizialmente avevo visto solo questo, poi ho visto che era il terzo volume 3, quindi sono andata a vedere gli altri due quali erano, quindi li ho comprati tutti e tre. Il primo l'ho già letto e mi è piaciuto, devo solo leggere il secondo e il terzo volume di questa trilogia. Poi ho qui Sperling e Kaffer e ho qui Sveva Casati Modigliani con Suite 405. Poi Storie per chi non vuole dormire di Esteban Labruna, le più terrificanti creepypasta emerse dalle viscere del web. Poi ho qui Daniel Steele come una favola. Poi La regione delle bambole di Philippe Leroy, fatto così. Poi L'amico immaginario di Steven Kosboschi, penso che si pronunci così, che è lo stesso autore di Noi siamo infinito. Questo qui l'ho
L'ho acquistato su Amazon a un prezzo bassissimo. Adesso forse erano sui 5-6 euro, l'avevo pagato più o meno in copertina rigida. Poi ho qui i primi due dello sciamano di Salvatore Esposito, perché fanno parte di una serie. Comunque, il primo è questo, che è lo sciamano, e l'altro è Cristi di Sangue, una nuova indagine dello sciamano. Salvatore Esposito è lo stesso che ha interpretato Jenny in Gomorra. E l'altro della Sperling è Le stanze dei ricordi di Jenny e Claire. Poi ho qui i libri della Garzanti. Il primo è Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman. Purtroppo non ho la sovracopertina di questo libro. Poi ho qui Starlight di Cristina Chiperi. Quando la notte indossa le stelle pensa a me. Poi L'isola dei pirati di Michael Crichton. Poi Becoming, la mia storia di Michelle Obama. Poi L'inverno si era sbagliato di Louisa Young. Poi, questo l'avevo comprato al supermercato, che è La rinnegata di Valeria Usala. Poi, l'ultimo della Garzanti è La forza imprevedibile delle parole di Clara Sanchez. Poi ho qui i libri della casa editrice PM. E ho qui due libri di Paolo Hawkins, Paola Paola, che me li ha dati, se non ricordo male, la mia amica, sì, me li ha dati lei, che sono La ragazza del treno, copertina rigida, e Dentro l'acqua, i segreti possono trascinarti a fondo. Poi ho qui L'ottavo arcano di Kate Moss, che è la stessa autrice di I codici del labirinto, che l'ho trovato al libraccio a 5 euro. Poi La piccola libreria sulla Senna di Rebecca Rising, carina come copertina. Poi Titanic, un viaggio che non dimenticherete, di Massimo Polidoro. Poi L'angolo dei lettori ribelli, scusatemi, di Rebecca Maccai. Purtroppo questo qui non posso toglierlo perché è proprio inserito nella copertina. Non sono quelli che si possono togliere come prezzi. E poi ho qui Le streghe di Astor Ay di Brittany Geragotteris. Ho qui i libri della Fazzi Editore, e ho qui la trilogia di Ellie Condy, che è questo qua, che sono questi, e sono Machete, La scelta, poi Crossed, La fuga, e poi Ricked, L'arrivo. Anche questo era introvabile, e ogni tot guardavo Amazon per vedere se lo mettevano su, se era disponibile, e appena l'ho trovato, l'ho acquistato subito. Poi ho qui i due libri di Lainey Taylor, che è Il sognatore, fatto così, e il suo seguito, che è La musa degli incubi. Poi ho qui di Erin Mon Morgenstern, Il mare senza stelle. Qua c'è il riflesso perché, visto che è in oro, non si vede molto bene. Anche questo si vedrà un po' male perché anche questo ha il colore oro, che
Jonathan Strange e il signor Norrell, scusatemi, di Susanna Clarke. Fatto così, infatti, così si vede un po'. Fatto così. Poi ho qui i libri, due libri della HarperCollins, che sono Il segreto della speziale di Sarah Penner e Dorothy deve morire di Daniel Page, che è il retelling in chiave dark del Mago di Oz, e questo è il primo di una serie. Poi ho qui due libri del Ponte delle Grazie di Margaret Atwood, e sono il primo e il secondo, che sono Il racconto delle ancelle e I testamenti. Poi ho qui tre libri della Nord, che è L'altra metà del mondo di Gabrielle Zevin. Poi Il libro del destino di Gregory Samak e Il colore della gioia di Diana Rossi. Poi ho qua dei libri della Corbaccio, che sono L'opera segreta di Javier Urzai, poi La dama di Marcellona di Daniel Sanchez Pardos, e poi ho qui dei libri di Kissinger, una è una trilogia, uno è a parte, e quello a parte è Il castello tra le nuvole, che lei è la stessa autrice di Red, Blue e Green. Però Red, Blue e Green ce l'ho con che sono usciti con la casa editrice Tia, e l'altra trilogia è questo qua, con la trilogia di Silver. Il primo è Il libro dei sogni, poi La porta di Liv e L'ultimo segreto. Poi l'ultima casa editrice che vi mostro, che ho dentro nelle mie librerie, è la Dea. Allora, la prima è una trilogia, che è la trilogia di Divergent di Veronica Roth, che è il primo è appunto Divergent, poi Insurgent e il terzo è Allegiant. E poi un altro libro al di fuori della saga, ma è collegato con la trilogia, perché è dal punto di vista di lui, che è Por. Una scelta può liberarlo. Poi gli ultimi due che vi mostro sono Zarina di Ellen Alpsten e l'altro è L'inganno di Thomas Cullinan, che so che hanno fatto anche il film, infatti questo è la copertina del film, ma leggerò prima questo e poi magari vedrò anche il film. Con questo concludo il video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.